tornare a disposizione di Pioli. Gonzalez può tornare a disposizione dei preparatori atletici, che valuteranno quando potrà tornare in gruppo. Discorso brevemente identico per Radu, che è pronto a tornare a correre, mentre la situazione di Cataldi invece piano piano sta rientrando. Oltre al lavoro medico, dovrà tuttavia tornare a fare un lavoro sul campo. Biglia oggi sarà sottoposta a degli accertamenti ortopedici che ci diranno qualcosa in più sulle sue condizioni. Aspettiamo con ansia il ritorno quanto prima di Lucas Biglia, che fino ad ora è stato comunque il fulcro del centrocampo della Lazio, quindi aspettiamo che torna quanto prima, anche perché non possiamo sempre comunque rincorrere un'alternativa, visto che Riccardo Ledesma in questo momento non può essere impiegato. Assolutamente hai ragione, perché non può essere in pieno, perché come ripeto lì secondo me vuole un altro tipo di dinamicità il buon Pioli. La dinamicità in questo momento la può dare solamente Onazi, la può dare, e Onazi è un giocatore che fa al caso della Lazio in questo momento ed è l'unico che può sostituire uno come Lucas Biglia. E poi non è detto che questo nuovo modulo possano anche giocare insieme, perché un altro è quello che ti garantisce anche l'equilibrio a centrocampo. Le alternative ce l'hai quest'anno, sì. Marco, ce l'hai, e vedremo in futuro. Diamo qualche aggiornamento di Champions. Sì, prima dell'aggiornamento volevamo appunto tirar fuori il comunicato di Claudio Lotito, giusto per cronaca più che altro, perché sappiamo grosso modo quello che possa andare a dire. La vittoria col Palermo ci istituisce speranza e fiducia per il futuro. Abbiamo dimostrato concretezza offrendo una risposta importante sul campo. Ieri abbiamo assistito alla vera Lazio, una squadra capace di incidere sul risultato con cinismo, orgoglio, determinazione e spirito di gruppo. Sono felice per l'exploit di Djordjevic, te credo, vorrei dire io. Se lo merita, è un grande campione e mi auguro che possa continuare a stupirci. Ce lo auguriamo tutti quanti, presidente, che Djordjevic continui su questi rendimenti, su questo standard, perché comunque chi ne giova non più che altro è la Lazio stessa. E bisogna scalare la classifica, vogliamo tornare in Europa e vogliamo i gol del centravanti. Erano questi quello che ci aspettavamo in tutte questa prima fase iniziale del campionato. E prima di dare le parole di Djordjevic, ci vuoi comunque aggiornare sui risultati di Champions? Sì, diamo i risultati parziali di Champions e niente, Marco. Allora, l'Ajax è sempre inchiodato sull'1-1 con l'Apoel, l'Athletic Bilbao perde 2-1 con il Bate Borisov, la bellissima partita che noi ci stiamo perdendo, Paris Saint-Germain-Barcellona, per il momento i parigini vincono per 3-2 dopo essersi portati. Ecco perché sentivo le strilla di Max. Infatti ogni volta che trema il soffitto devi sapere che c'è il Barcellona che segna. In questo caso 3-2, manca ancora tanto e bella partita. Lo Schalke è riuscito a pareggiare contro il Maribor, che perdeva in casa 1-0. Lo Shakhtar e il Porto e non vanno oltre l'1-1 in questo momento. Il Chelsea sta vincendo a Lisbona 1-0 con lo il Sporting. Il Chelsea devastante in questa fase iniziale di campionato. Devastante perché con Mourinho non sbaglia un colpo. Non sta sbagliando un colpo. Controlla un po' che ha segnato del Chelsea tante volte. Il Chelsea te lo dico subito, caro Marco. Dammi solamente un secondo, mentre l'ultimo risultato l'abbiamo colto impreparato. Che non mi clicca, perché il Manchester invece è inchiodato sempre sull'1-1. E detto questo, Marco, altre notizie sulla Lazio? Diamo le parole del protagonista indiscusso di ieri sera, Djordjevic. Sono molto contento per la tripletta, i gol aiutano ad acquistare la fiducia. Quindi un Djordjevic sugli scudi, diciamo che ai microfoni ieri a fine partita queste sono state le parole dell'attaccante serbo. Sono molto contento per questi 3 gol, un attaccante ha bisogno di segnare per acquistare fiducia. Sono felice anche per la squadra, abbiamo disputato una gara piena di cattiveria e aggressività.
non sono del tutto d'accordo con Djordjevic. Secondo me, da quel punto di vista, cattiveria e aggressività l'abbiamo vista meglio in altre occasioni. Avevamo un po' di dispiacere per i risultati che non arrivavano nonostante il bel gioco. Poi è arrivato il gol ed è stato tutto più facile. Il gol più bello dei tre, scelgo il secondo. Peccato per il colpo di tacco, che è stato un bel gesto tecnico. Palla, non è entrata. Ringraziamo Dio che poi hai fatto gli altri due gol, perché se no le imprecazioni si sprecavano, caro mio. Io, a differenza tua, direi che il terzo gol secondo me è stato ancora più bello. Djordjevic poi è intervenuto anche ai microfoni di un'altra emittente televisiva. Il campionato italiano è molto duro, ci sono difese molto buone, sono riuscito a segnare tre gol e sono contento. È una vittoria importante, ora proviamo a confermarci in casa. Ricordiamolo, domenica alle 3, Lazio-Sassuolo. Quindi bisogna allungare, bisogna scalare quanto prima le posizioni in classifica. E la partita col Sassuolo, diciamo che è la migliore occasione che ci potesse arrivare in questo momento. Sì, intanto ti dico che per il Chelsea ha segnato Matic e perciò ho esaudito. Detto questo, Marco Senti, invece. Riccardo, Dimmi. prima di regalarti la parola, io Sì. non è perché bisogna parlare sempre dei nostri cuginetti, però ringrazio che ci siano tifosi e personaggi comunque di indiscussa, personaggi famosi come il buon presidente della Sampdoria, Ferrero, che comunque a detta sua lui si è sempre dichiarato antilaziale nonché tifoso della Roma, e poi di quella bravissima attrice come Sara Tommasi che si è divertita a offendere anche pubblicamente i tifosi della Lazio. Ringraziamo Dio che ci sono personaggi del genere che ci fanno ricordare di quanto sia bello essere tifosi della Lazio. Indubbiamente Marco, indubbiamente. Detto questo, invece Marco, prima di parlare di Lazio-Sassuolo, di Lazio-Sassuolo, che domenica è Sassuolo. una partita importantissima perché potresti con una vittoria andare a 9 punti e perciò affrontare la sosta con più tranquillità, perché ricordiamolo, poi a ritorno avremo una partita delicata come Fiorentina-Lazio, Appunto. perciò è un'altra partita decisiva in questo momento. Io, come ho detto prima, è un campionato abbastanza strano perché abbiamo l'Udinese al terzo posto e la Samp al quarto. Più che strano, io pensavo che fosse soltanto la Lazio, diciamo, a parte Juve e Roma, delle tra virgolette grandi squadre, il treno delle grandi squadre a soffrire, però ricontrollando la classifica siamo a soli 2 punti da Inter Milan, quindi i problemi che abbiamo avuto noi possiamo dirlo tranquillamente, ce l'hanno anche tante altre squadre. Sì, ma le altre squadre non giocano bene come la Infatti. Lazio, come la Lazio. Marco, allora, c'è un bellissimo contributo di Filip Djordjevic per chiudere la nostra carrellata di contributi e io lo manderei per dopo andare dritti fino alla fine con Lazio-Sassuolo che si giocherà domenica prossima. Servire Djordjevic, la frappe di Djordjevic, e voilà la réponse du Serbe. Forcément, évidemment, des sueurs de soulagement. Du côté des Nantais, bon, ce deuxième but est anecdotique, Jean-Louis Lucas s'en souviendra et évitera, un peu comme Grégory Coupet ou d'autres avant lui, ce genre de relance. Ça lui servira de leçon. Bon, il est anecdotique parce que les Nantais venaient de marquer juste avant. Et... Non, ça y est, ça ressemble un petit peu à la tactique des Havre et des Novillo Boys. Ouais, faut pas s'en moquer, ils sont en tout. Hein. Guillaume Moulet avec le second poteau. Il y a Rinton Chérini, la tête de Chérini. Et le but, devinez qui? Djordjevic, troisième but. Allez, en quoi? En 90. Ça coupe devant lui, il est bien sorti des 2 points. La reprise de volée, c'est Estinat. Et là, il va y avoir un contre avec Mareval. Ah, il insiste, Mareval, il va récupérer le ballon. Il y a Ouais, c'est Djordjevic lui au là-bas, ouais. centre. Attention, Djordjevic, le face à face avec Patrick Reignan.
malgré la domination MOS, c'est Nantes qui prend l'avantage du but de Philippe Djordjevic. Nantes mène 3-2. E vabbè, rientriamo al nido delle nelle aquile. Stavamo con Marco gustandoci un po' di Champions League, quella che ci manca, Marco, perché dopo anni che non siamo dentro ci comincia a mancare incredibilmente. Vedere delle squadre tipo il Bade Borisov o l'Avo al Champions, io sinceramente è proprio un po' di brividi. Sì, perché andrebbe riformata anche la Champions. Marco, ci eravamo lasciati prima della pausa con Lazio-Sassuolo. Ecco, dicevamo, partita non semplicissima, però col Sassuolo devi vincere, perché altrimenti non puoi ambire al traguardo della Champions o comunque un'entrata in Europa. Sì, esattamente.